L'altra sera, prima di andare a dormire, ho buttato inavvertitamente uno sguardo sulla libreria di giochi PlayStation 5 che ho acquistato da quando ho la console e mi sono reso conto che, a parte per qualche piccola eccezione, veramente non c'è poi nulla di così straordinario che non sarebbe potuto comodamente girare sulle console di scorsa generazione. Mi riferisco ovviamente non solo a PlayStation 4, ma anche a Xbox One. E questa è una cosa che posso provarvi immediatamente, andando a prendere i giochi che sono usciti fino a questo momento solo per console di nuova generazione. Partiamo da Microsoft. Microsoft fino a questo momento ha fatto uscire quattro giochi per console di nuova generazione, che sono Hi-Fi Rush, Deathloop, Ghostwire Tokyo e Scorn. Anche per quel che riguarda Sony, abbiamo fino a questo momento solo quattro giochi usciti in formato esclusivamente next gen, e sono Returnal, Astro Playroom e poi abbiamo i già citati Deathloop e Ghostwire Tokyo, oltre ovviamente ai vari remake che sono stati fatti esclusivamente per console di nuova generazione, da una parte e dall'altra. Ora, per come la vedo io, questi sono dei giochi che in sé per sé valgono anche il prezzo del biglietto, perché chi sono io per stare a sindacare se uno vuole comprarsi la PlayStation 5 o l'Xbox per giocarsi Deathloop o Ghostwire Tokyo? Ma quello che ci dobbiamo chiedere è se effettivamente questi sono dei giochi che su console di scorsa generazione non sarebbero potuti girare. Cioè, a parte per quel che riguarda da una parte Returnal, che col suo sistema di generazione casuale delle stanze, del loro contenuto, probabilmente sarebbe girato in maniera difficile su console di vecchia generazione, di Astro Playroom, che sfrutta al massimo le potenzialità del controller di nuova generazione di Sony, e dall'altra parte di Scorn, che è una grafica veramente incredibile, veramente, almeno secondo me, non c'è nulla che non sarebbe potuto girare, con qualche compromesso sia chiaro, su console di vecchia generazione. Anche perché i gioconi, quelli veramente grossi, quelli di cui parlano tutti, fino a questo momento sono usciti sia per console di vecchia che di nuova generazione. Volete qualche esempio? Halo Infinite, Forza Horizon 5 per Microsoft, Horizon 2, God of War Ragnarok, GT7 per Sony. Tutti i giochi questi che, per carità, su console di nuova generazione girano al meglio delle loro potenzialità, ma che su console di vecchia generazione, pur con qualche compromesso, principalmente dal punto di vista visivo, riescono comunque a offrire una buona esperienza di gioco. E anche per quel che riguarda i giochi usciti esclusivamente per console di nuova generazione, sono veramente dei giochi così trascendentali da segnare un passo in avanti all'interno del mondo videoludico? Quel che manca ai giochi di nuova generazione non è tanto la componente tecnico-visiva, che per carità è sempre bene accetta, dato che ci permette di godere di paesaggi incredibili, di ambientazioni stupefacenti e di una qualità al dettaglio fino ad ora mai vista, come abbiamo avuto modo di vedere in Scorn, oppure di animazioni stupefacenti, come abbiamo avuto modo di vedere in Hi-Fi Rush. Mi spiego meglio. Fino a questo momento, la strabordante potenza delle console di nuova generazione è stata tutta indirizzata verso la qualità tecnica, come abbiamo avuto modo di vedere anche nei vari remake che ci sono stati proposti fino a questo momento. Primo tra tutti Demon's Souls. Quello che però fino a questo momento non si è fatto è che io già dopo un paio di anni, in realtà dall'uscita delle console, mi sarei aspettato che si facesse è che i nuovi titoli cercassero di immettere o comunque di proporre qualcosa di nuovo all'interno del mondo videoludico. Per carità, Sony da un certo punto di vista ci ha anche provato con il suo nuovo controller, che ha supportato prima con Astro Playroom, poi con Returnal e poi con Deathloop. Ovviamente sto citando questi perché secondo me questi sono i tre titoli che fino a questo momento hanno supportato meglio il nuovo controller di Sony, ma col passare del tempo il supporto a questo controller sta andando via via calando, anche perché i team delle terze parti non sembrano essere poi così interessati al nuovo controller di Sony. Ora, per carità, con questo non voglio essere in nessun modo frainteso, non voglio in alcun modo dire che se un gioco non innova allora non è degno di essere giocato, comunque non è un bel gioco. Quello che voglio dire è che al momento, almeno per quel che mi riguarda, manca ancora quel qualcosa che mi faccia dire che bello è iniziata la next gen, perché a parte la strabordante potenza grafica che, come ha detto, è sempre bene accetta, veramente non c'è nulla. E attenzione, ho parlato di innovazione, ma quello che manca a questa benedetta next gen è la capacità di sfornare, di proporre nuove grandi IP, come furono all'epoca The Last of Us o Horizon. E questo, attenzione, vale per entrambi i colossi dell'industria, perché da una parte
parte Sony se ne uscirà con Final Fantasy XVI, anche se non è proprio un'esclusiva, ma uscirà quantomeno temporalmente esclusiva per Sony, e con Marvel Spider-Man 2, mentre dall'altra parte abbiamo Microsoft che sì, proporrà due nuovi IP che sono Redfall e Starfield, ma siamo sicuri che queste nuove IP ci proporranno qualcosa di nuovo? Cioè, per come la vedo io, da una parte abbiamo una Sony che ci proporrà due more of the same, per carità, saranno estremamente coinvolgenti dal punto di vista della storia, ne sono sicuro, avranno un gameplay straordinario, ne sono sicuro, porteranno delle meccaniche innovative? È difficile perché sono comunque dei giochi, dei brand affermati, quindi è difficile che li vadano a stravolgere. Poi tutto può essere, attenzione, ma per come la vedo io è molto difficile. Mentre dall'altra parte abbiamo una Microsoft che da una parte con Starfield ci andrà a proporre un open world, un open space immenso, che a me, più che le vibes di un qualcosa di nuovo, mi dà le vibes di No Man's Sky, quindi con tanti pianeti da visitare, molti dei quali vuoti, molti dei quali in cui non c'è vita, quindi ho paura che i pianeti con cui si potrà veramente interagire appieno saranno pochi. E anche per quel che riguarda i pianeti che potremo visitare, quelli abitabili, quelli in cui ci sarà qualcosa da fare, ho paura che queste cose da fare saranno molto limitate, perché come detto da Bethesda stessa, loro in molti pianeti si preoccuperanno di sviluppare una città, mentre il resto sarà sviluppato proceduralmente. Quindi io ho paura che ci sarà molto spazio vuoto, molto spazio che non verrà mai visitato, molto spazio inutile. Per quel che riguarda Redfall, invece, almeno per quel che mi è parso di capire, mi è sembrato che, almeno da quanto è stato detto da chi ha avuto modo di provare il gioco, che si tratti sì di un bel gioco, per carità, ma non di un gioco in stile Arcane, che è tutto dire dato che il gioco lo sviluppa Arcane e che i giochi di Arcane sono caratterizzati da uno stile incredibile, da delle caratteristiche uniche e peculiari. Quindi non lo so, bisogna vedere un pochino come si comporteranno questi giochi. Attenzione, questo è importante, lo voglio ribadire. Con questo non voglio dire in nessun modo che i titoli usciti fino a questo momento e quelli che usciranno da adesso in poi, ovviamente, tra quelli annunciati, non valgano il prezzo del biglietto. Quello che voglio dire è che al momento, almeno per quel che mi riguarda, manca ancora quel qualcosa che mi faccia dire mamma mia, che bella questa next gen. Mi piacerebbe vedere enigmi basati sulla luce, grazie al ray tracing. Mi piacerebbe vedere enigmi basati sulla fisica. Mi piacerebbe vedere un'intelligenza artificiale degli NPC in generale molto migliorata rispetto a quella che abbiamo oggi, come mi piacerebbe avere tante nuove IP che ci permettano di immergerci in mondi e universi ancora inesplorati. E niente ragazzi, con questo video un po' polemico di oggi si conclude qui. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di quel che abbiamo detto all'interno di questo video. Alla prossima!